Ciao e benvenuti al nuovo video della comunità Open Base Italia. Oggi voglio parlare di questo servizio creato da Google Space che permette di creare dei propri spazi personalizzati e di invitare le persone che sono, diciamo, interessate all'argomento o che fanno parte della propria cerchia. Allora, Space, oltre al, su, diciamo, al sito, è possibile utilizzarlo tramite l'app, quindi scaricatela direttamente nel vostro telefonino e potete comunque utilizzare Space in qualsiasi luogo. Io per adesso utilizzo il sito web. Allora, si possono creare le proprie comunità, basta cliccare su questo bel pulsantone e si creano le vostre comunità con gli argomenti scelti da voi. Allora, in primo momento vi faccio vedere il menu principale. Vabbè, questo è dell'account, notifica, ricerca. Il menu a tendina invece è presente gli spazi, la ricerca, l'impostazione, download app, invia feedback, guida e informazioni. Quindi serve un pochettino per farsi un'idea generale di tutto il servizio. Allora, adesso io già ho i miei spazi, sono gli spazi che sono stati creati precedentemente. Come potete notare, comunque c'è uno verde e uno rosso, quindi ogni cosa che noi creiamo possiamo personalizzarla. Allora, freccettina per tornare indietro, ricerca, notifica e qui c'è il menu. Questo menu serve a disattivare la notifica, quindi potrei anche non avere le notifiche attive, personalizzare lo spazio e quindi scegliere sia l'immagine che il colore, vedere le persone, insomma, in questo spazio, inviare feedback e eliminare direttamente lo spazio. Tramite il pulsante invita, invece, possiamo invitare le persone che sono interessate all'argomento. Questo spazio è secondo me interessante perché permette di creare dei spazi dedicati ad argomenti specifici dove poter creare una discussione con tante persone che sono interessate anch'esse all'argomento che tu hai scelto. Quindi è uno spazio tutto tuo e soprattutto indica più o meno le tue passioni, o comunque dipende quello che una vuole fare, e quindi è un accumulo di tante opinioni anche di altre persone, quindi ci sono tanti punti di vista ed è una discussione interattiva. Allora, per creare lo spazio basta cliccare sul pulsantone, aspettare qualche istante, così forse aspetta, non ho cliccato bene, aspettiamo. Si sta aprendo la scheda e vedete subito cosa si possono inserire i link, quindi basta inserire l'URL, cliccare su aggiungi e inseriamo il link, le immagini e il testo, quindi qualsiasi cosa voi vogliate inserire. Community. Free, possiamo scrivere free community, insomma, qualsiasi cosa che indica un vostro parere, che è un vostro pensiero, che può sicuramente far riflettere. Quindi il post è stato creato, io ne avevo creati altri ed è interessante soprattutto perché anche quando poi si crea il post, vedete subito che c'è scritto di qualcosa. Quindi adesso sono soltanto io e quindi mi posso scrivere da sola, però se ci sono tante persone e tante persone invitate all'interno degli spazi, sicuramente si creano tante discussioni che magari in un altro contesto non si verrebbero a creare. Questo servizio è molto carino. Come tutti quelli che recensisco, a me, diciamo, mi incuriosiscono e quindi qualcosa ho visto. Non so se questa è la release finale oppure ci saranno altre modifiche, perché il servizio Space è stato lanciato una settimana fa, quindi magari adesso ancora ci saranno cose aggiuntive, non si sa come andrà a finire. Secondo me ha un buonissimo potenziale.
Penso che sia proprio un punto di scambio di opinioni, di interazione e soprattutto dei spazi che indicano proprio gli interessi propri delle persone in generale. E quindi sicuramente non c'è la paura di non trovare qualche punto di vista diverso su quel determinato argomento, perché comunque tutte le persone invitate sono appassionate e quindi avranno dei punti differenti rispetto al tuo. Quindi ci sarà proprio un imparare l'un dall'altro rispettandosi in generale tutte le opinioni, però capito, una discussione particolare, multidiscussione. Quindi non so, secondo me il potenziale è molto alto. E poi come tutti i servizi comunque nuovi è utile e carino provare perché è giusto che sia presa in considerazione la curiosità dei servizi nuovi, se vi interessa creare dei spazi personalizzati dove invitare le persone che sono interessate, potete comunque provarlo, andate direttamente sul sito, scaricate l'app. A noi è piaciuto, spero vivamente che sia piaciuto anche a voi, se vi è piaciuto il video spolliciate, altrimenti iscrivetevi se vi interessa gli argomenti che noi trattiamo, sia al canale, al forum e soprattutto scriveteci perché ci interessa moltissimo conoscere la vostra opinione, che sia positiva, negativa, neutra, anche magari ci potete dare dei consigli, un arricchimento, una inversione di marcia, segnalare qualche servizio. Fate voi, decidete voi, e un saluto dalla comunità.